riprendiamo allora il discorso. Abbiamo visto ieri la fine del regno di Emilia. Ieri dicembre 1807 e il regno di Emilia scompare, la Toscana viene unita all'impero francese e Napoleone invia un commissario imperiale per prendere il potere in suo nome e attuare le prime grandi riforme. Chi è questo commissario? Si chiama Eduardo Sci. Eduardo Sci è dunque l'incaricato di Napoleone di governare in suo nome. Roscì attua immediatamente alcune riforme essenziali, soprattutto viene trasformato il vecchio apparato di governo e Roscì decide tra l'altro la soppressione di un'antica realtà istituzionale in Toscana. I Medici arrivati al potere nel 1532, quindi vedete si parla di un'epoca molto lontana, nel 1532 avevano creato un Senato e il Senato aveva 48 membri e per questo veniva chiamato sempre il Senato dei 48. Ebbene, il Senato dei 48 viene abolito. Quindi noi vediamo una prima realtà che segna proprio uno spartiacque. Anche Lorena, arrivando al potere nel 1737, non avevano modificato questa antica realtà istituzionale, che invece crolla in questo momento. Siamo nel 1808. Praticamente l'ordinamento francese viene esteso alla Toscana e noi vediamo comparire una figura che ancora oggi caratterizza l'ordinamento dello Stato italiano. Chi è il rappresentante del governo in ogni capoluogo? Il prefetto. Ma il prefetto è una creatura napoleonica e quindi noi vediamo l'inizio dell'attività di un prefetto a Firenze. Dosci si trova di fronte a una realtà però drammatica, una realtà che sempre è presente, vedete, tutte le volte che un governo prende le redini, la situazione economica. La situazione economica per la Toscana è una situazione drammatica, soprattutto perché il debito pubblico è arrivato a livelli incredibili. Niente, vedete di nuovo sotto il sole. Debito pubblico perché per le necessità di cassa, cioè sostanzialmente per pagare gli stipendi occorre liquidità e questa liquidità se non c'è viene richiesta offrendo titoli di debito pubblico che i privati comprano in cambio di un interesse che varia secondo i momenti, dando allo Stato la possibilità di avere liquido. Ma lo Stato per pagare gli interessi a chi ha sottoscritto titoli di debito pubblico cosa fa generalmente? Emette altri titoli di debito pubblico per reperire il denaro per avere il necessario per pagare gli interessi. Una spirale molto in più con
saggezza per invitare la reggente Maria Luisa di Borbone e il vero re di Etruria, Carlo Lodovico, che aveva 8 anni nel 1807, cosa era stato concesso? Naturalmente i sovrani di Etruria erano stati costretti a lasciare lo Stato in fretta e furia. La comunicazione gli arriva a novembre, il 10 dicembre partono, avevano avuto il diritto di prelevare dalle casse dello Stato quanto era necessario per il loro viaggio, per una sorta di compenso per questa immediata partenza. E quindi le casse dello Stato si erano ulteriormente assottigliate. Cosa si pensa di fare? Durante i regni di Etruria una realtà era stata dominante. Si era detto che addirittura Lodovico di Borbone, il primo re di Etruria nel 1801, aveva gettato il suo scettro al di là del Tevere. Aveva gettato il suo scettro al di là del Tevere. Cioè, chi era il vero sovrano della Toscana? Chi è al di là del Tevere? Quindi il papato era la potenza dominante, perché Lodovico di Borbone era un uomo di estrema devozione, e questa estrema devozione era caratteristica nel regno di Etruria. Quindi la Chiesa aveva avuto privilegi, un peso straordinario nella società toscana di quel momento. Toscì vede una possibilità: ripianare il debito pubblico. A spese di chi? Della Chiesa. E nel 1808, nell'aprile 1808, vedete a brevissima distanza, viene preso uno dei provvedimenti più clamorosi: la soppressione di larga parte degli ordini religiosi e l'incameramento dei beni da parte dello Stato. Quali ordini religiosi vengono soppressi? Si parla di bene, si parla di ordini religiosi regolari. Non si toccano mai le parrocchie. Parrocchie non saranno mai toccate nella zona. Si parla sempre di conventi, si parla di ordini religiosi regolari. Voi sapete che la grande differenza nel mondo ecclesiastico è fra regolari, cioè quelli che seguono una regola, e secolari. I secolari sono quelli che vivono non secondo una regola, ma vivono in mezzo alla società con principi, normative, ma non secondo una regola che li obbliga a vivere separati dalla società. E chi sono i secolari? Tutti i sacerdoti e parroci sostanzialmente, che hanno la loro vita religiosa ma all'interno della società. Quali ordini celebri vengono soppressi nel 1808? E alcuni dei più importanti, tutti quelli che sono soprattutto legati alla vita contemplativa. Che significa essere legati alla vita contemplativa?
dedicarsi alla preghiera. Soprattutto sono i religiosi che hanno conventi, come ben potete capire, chiusi, cioè i conventi di clausura, dove soltanto si deve pregare. Ecco dunque scomparire nel 1808 benedettini, domenicani, certosini, alcuni degli ordini più importanti, ordini antichi. Quali ordini rimangono? Rimangono gli ordini che hanno, per così dire, una visibilità pubblica, una utilità, come veniva allora dichiarato, una utilità pubblica, un ordine che è estremamente popolare, un ordine che è vicino soprattutto ai poveri, anche se ha una regola ferrea. E quest'ordine è l'ordine francescano. L'ordine francescano viene salvato proprio per le caratteristiche dell'ordine stesso. L'altro ordine che viene salvato è l'ordine dei padri cosiddetti delle scuole vie, i calasanziani, che hanno compiti essenzialmente educativi e hanno scuole e quindi svolgono sostanzialmente delle funzioni che noi possiamo definire anche di carattere pubblico sostanzialmente. Quindi questi ordini che hanno delle finalità sociali vengono salvati nel 1808 presenti in Toscana. Anche quanti appartengono all'ordine di San Giovanni di Dio, che ha funzioni ospedaliere. Voi vedete un celebre ospedale che aveva sede in Borgo dei Santi, l'ospedale di San Giovanni di Dio, una realtà assistenziale che era estremamente significativa. E qual è il provvedimento che viene preso? I beni di questi conventi sono confiscati. Quindi i religiosi che appartengono a questi ordini possono continuare a svolgere la loro vita, ma sono invitati a uscire dai conventi e a vivere allo stato laicale, a essere comunque nel secolo sostanzialmente. I beni di questi conventi vengono incamerati dallo Stato. Ma voi capite che quando si parla di questi conventi, ecco che accanto a questi conventi, prendiamo il caso dell'ordine domenicano che sarà colpito duramente, Santa Maria Novella, insomma, pensiamo a un ordine come quello benedettino, voi vedete una realtà per esempio come San Miniato, prendiamo gli agostiniani, una realtà come il Santo Spirito. Ecco dunque non solo beni, ma opere d'arte. Un grande patrimonio artistico entra a far parte dei beni dello Stato. Naturalmente anche in questo caso noi vediamo che alcune opere d'arte le più importanti saranno poi avviate in Francia, altre resteranno ma diventeranno di proprietà sostanzialmente dello Stato. E questi conventi cosa hanno anche? Non solo le loro mura, hanno anche beni immobili, spesso frutto di lasciti, case, poderi in campagna. Tutto questo è quello che lo sci utilizza proprio attraverso vendite
vendite all'asta per ricavare denaro. E questo denaro per cosa serve? Questo denaro serve per iniziare a ripianare il debito pubblico e rimpinguare le tasse dello Stato. Quindi voi vedete una realtà incredibile, soprattutto perché questo grande patrimonio ecclesiastico, soprattutto dal punto di vista artistico, era rimasto ben conservato per secoli. Quindi noi vediamo sparire un incredibile patrimonio, vediamo sparire una antica tradizione e vediamo emergere altri aspetti economicamente rilevanti. Primo fra tutti, vendite di immobili. Un alto numero di immobili viene venduto, appartamenti, terreni, case coloniche. Chi compra? Comprano tutti quelli che hanno delle possibilità economiche, ma c'è una legge di mercato ovvia. Quando si mette sul mercato tanti immobili, il prezzo di questi immobili come basso, chiaramente basso, ai francesi interessa far cassa. Ecco dunque che molti che hanno limitate possibilità economiche riescono a comprare una casa, un terreno. Ecco che con queste operazioni comincia a delinearsi il nuovo volto economico anche della Toscana, cioè sostanzialmente la maggiore diffusione della piccola proprietà. Mentre prima si avevano le grandi fattorie, si aveva la grande proprietà terriera dell'aristocrazia, tutto questo comincia a essere attaccato direttamente e noi vediamo la prosecuzione all'inizio dell'Ottocento di quella tendenza che già Pietro Leopoldo aveva voluto attuare. Pietro Leopoldo favorì la piccola e media proprietà in forma indiretta, soprattutto con lunghi contratti di affitto degli stessi beni del denaro. Pietro Leopoldo iniziò con i celebri contratti di livello che consentivano ad una famiglia di agricoltori di avere un podere con casa per un lungo arco, divenendone di fatto quasi proprietà. I contratti di livello erano infatti per tre generazioni. Le generazioni nel passato venivano computate sulla base dell'età di Gesù Cristo. Gesù Cristo quanto tempo aveva vissuto? 33 anni. Quindi tre generazioni, 99 anni, erano contratti di 99 anni. Voi capite, se ancora oggi esistesse una formula del genere, cioè se una persona come voi prendesse in affitto un bene, un immobile per 99 anni, significa la garanzia come minimo per la durata di tutta la vita di quella persona e dei figli di quella persona. Quindi questo garantiva quello di cui oggi maggiormente si soffre, cioè la sicurezza di un bene. Naturalmente il canone d'affitto era un canone d'affitto basso, molto basso, proprio per favorire una rinascita economica e sociale. Quindi le vendite napoleoniche
finiscono in questa che era stata già una tendenza presente in Toscana, molti riescono a comprare. Molti conventi vengono soppressi, soprattutto tutti i conventi di clausura. Gli ordini sono ovviamente maschili e femminili. Il numero dei conventi è estremamente elevato. Per avere una idea del terremoto che si verifica, c'è un'opera che io vi segnalo, un'opera uscita qualche anno fa, ma estremamente interessante, riguarda Firenze, ma per Firenze noi abbiamo uno strumento straordinario. È opera di due architetti, Osanna Fantozzi Micali e Piero Roselli, e questi due architetti, la Fantozzi Micali e Piero Roselli, hanno schedato tutti i conventi fiorentini. Per cui noi cosa vediamo? Prendiamo un convento, che per voi potrebbe essere interessante, che oggi è utilizzato per l'ex facoltà di lettere in piazza Brunelleschi, e questo convento, che convento è? Santa Maria degli Angeli. Era un convento camaldolese, via degli Alfani. Santa Maria degli Angeli, ecco la scheda, soppressione 1808. A chi viene ceduto il complesso di Santa Maria degli Angeli, di questo grande convento? Ma subito dietro, ancora oggi, dice Santa Maria Nova, l'ospedale, quindi viene ceduto a Santa Maria Nova per le necessità di Santa Maria Nova. Ecco, praticamente ogni pagina è con il nome del convento, i dati essenziali, la soppressione, la pianta del convento. E vedete vari conventi, e basta scorrere, voi trovate un numero incredibile. Santa Maria di Monticelli, per esempio, via dei malcontenti, soppressione 1808, al posto di Santa Maria di Monticelli, cosa sarà realizzato a breve distanza? Monte Domini, sostanzialmente. Quindi molti di questi conventi vengono ritrasformati. Un convento che viene soppresso nel 1808 è qui dietro a noi, praticamente il convento di Santa Caterina, il convento femminile di Santa Caterina, piazza San Marco, che viene trasformato in un centro per pubbliche esposizioni. Questo convento subirà poi ulteriori trasformazioni successivamente, e cos'è oggi? Il comando militare di piazza San Marco, il palazzo del comando militare di piazza San Marco, soppresso nel 1808 come convento, ha preso nome Palazzo Santa Caterina, è l'antico convento di Santa Caterina. E se voi vi affacciate da piazza San Marco all'ingresso del Palazzo del Comando Militare, oggi solo Istituto Geografico Militare, comando dell'Istituto Geografico Militare, cosa vedete appena uno si affaccia? Vedete un cortile con un colonnato. Ma questo cortile cos'è?
il chiostro del convento, che è rimasto mentre tutto il resto è stato profondamente trasformato. Quindi questo testo di Osanna Fantozzi Micali e Piero Roselli è estremamente interessante per ricostruire nel caso fiorentino le trasformazioni dei conventi. Quanti erano i conventi a Firenze? Cioè un numero impressionante. Questo fa capire quanto denaro nel 1808 cominciò ad affluire alle casse dello Stato. E questo è estremamente interessante. Quale altro ordinamento viene creato? L'amministrazione francese vuole il controllo del territorio. Controllo del territorio che è affidato, come ben potete comprendere, agli amministratori locali. Gli amministratori locali prendono un nome specifico, la lingua francese è la lingua di riferimento. Gli amministratori locali, come vengono chiamati oggi? Sindaci. Ma allora come vennero chiamati? Con il termine francese, maire. Quindi ogni luogo dove c'era una amministrazione di carattere comunale, noi vediamo comparire il maire e il comune di fatto prende il nome di mairie. Ecco una nuova realtà. E viene imposto uno strumento che in Francia era già stato approntato e che diventa la guida per ogni, usando il termine odierno, per ogni sindaco della Toscana. Quale strumento era stato allestito? Un vero e proprio manuale alfabetico dei maire. Due volumi, e questo manuale alfabetico dei maire cosa comprendeva? Tutte le operazioni amministrative che dovevano essere compiute in ogni comune. Praticamente era uno strumento pratico, ma la Francia illuminista e tardo illuminista ha ovviamente un concetto chiaro della praticità. Quindi per un sindaco cosa occorreva? Occorreva un testo chiaro, semplice, che comprendesse tutte le norme di legge per tutte le operazioni da fare. E l'edizione che ho qui in mano è naturalmente un'edizione parigina, ma di che anno? 1808, e questo testo fu dato ovviamente ai maire presenti in Toscana. Manuale alfabetico dei maire e loro funzionari e dei commissari di polizia. L'apparato poliziesco fu estremamente curato in questo momento. E ci sono vari aspetti, e essendo un manuale alfabetico noi possiamo vedere le singole luci. Di che cosa si dovevano occupare, per esempio, i sindaci nelle località campestri? Di animali dannosi, per esempio. Quale animale era ritenuto molto dannoso, soprattutto in campagna? Le capre. Le capre sono note perché riescono a mangiare anche i rovi. E quindi mangiano
le tavole sono una rovina assoluta per l'agricoltura, perché sono deliziose le tavole. Se uno vede un greggio di tavole, le tavole mangiano ogni cosa, ogni. E di fatti dice, le capre sono animali dannosi, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi occorre grande cautela. Ma subito dopo, naturalmente in francese, chèvre, chien, cane, anche i cani devono essere controllati, perché il problema della rabbia è un problema della. Praticamente idrofobia è un grande problema. E questo è un capitolo estremamente curato. Accanto a questo, se si procede in ordine alfabetico, cosa troviamo? La parola cimitero. Con Napoleone Bonaparte vengono proibite, e viene attuato anche in Toscana a partire dalla fine del 1807, le sepolture nelle chiese, nei conventi, negli ostri, e viene invece preso come modello quello che già Pietro Leopoldo aveva attuato, cioè la creazione di cimiteri, soprattutto lontani dalle città. Pietro Leopoldo aveva creato nel caso fiorentino il cimitero più celebre, cioè Trespiano, e Trespiano viene ovviamente implementato. C'era però praticamente quasi nel centro, però fuori delle mura, un altro cimitero nel 1808. Questo cimitero è ancora oggi esistente, anche se è un cimitero purtroppo abbandonato, anche se interessantissimo per le tombe che qui si trovano. È praticamente in piazza Conti, dietro piazza Donatello, via degli Artisti, per darvi un riferimento. È oggi un cimitero della Misericordia di Firenze, ma è un cimitero creato alla metà del Settecento, soprattutto per i defunti dell'ospedale di Santa Maria Nuova, che dovevano essere sistemati per ordine di Francesco Stefano Fiorelli, che è il fondatore di questo cimitero, lontano, il più possibile lontano. Allora quell'area, l'area di Piazza Donatello, era un'area fuori delle mura, era un'area per lo più campestre, e questo cimitero, che oggi è invece parte della città, era lontano, sostanzialmente lontano, anche se relativamente vicino, vedete. Quindi negli anni napoleonici noi vediamo proprio il problema dei cimiteri, che per ragioni igieniche devono essere il più possibile lontani, e le salme devono essere inumate nel terreno a una certa profondità, in modo da garantire igiene e sicurezza. Nel caso di malattie contagiose questo era ovviamente estremamente raccomandato. Quindi l'altro aspetto importante è la valorizzazione dei cimiteri, e il manuale lo riporta. Naturalmente è naturale fare riferimento, visto il clima, vista la realtà, le discussioni che si svolgono attorno al tema delle sepolture dei cimiteri, ai celebri versi di Ugo Fosco, cioè praticamente la realizzazione di un componimento poetico come I sepolcri del Foscolo, è che
chiaramente legata a questo contesto che noi vediamo, e non a caso nei sepolcri cosa compare? Compare Firenze anche in primo piano, e compare la chiesa di Santa Croce che è depositaria di queste memorie, cioè sostanzialmente il cimitero anche come realtà che trasmette memorie e quindi trasmette sostanzialmente grandi insegnamenti. Ecco alcune delle più importanti trasformazioni. Ma Napoleone è un altro esponente, massimo esponente, di una realtà associativa che è presente in modo capillare non solo nella società francese, nel cimitero, ma in particolare nello strumento che è la forza dell'impero, l'esercito. Questa realtà è la massoneria, e quindi la massoneria comincia a avere sostegno e diffusione. La massoneria in Toscana era già penetrata sotto Gian Gastone dei Medici. Quindi sostanzialmente negli anni 30 del Settecento. Da dove veniva? Dall'Inghilterra. La massoneria è nata in Inghilterra, la prima loggia viene creata a Londra, e sostanzialmente c'è una vicenda estremamente interessante. Un medico toscano, Antonio Cocchi, si reca in Inghilterra. Antonio Cocchi è figura di primo piano, legatissimo al mondo inglese, parla perfettamente inglese, è il medico della comunità inglese a Firenze e ha la possibilità di andare in Inghilterra anche per studiare una nuova realtà clinica che si sta sempre più affermando, l'inoculazione del vaiolo. Si è visto che si può inoculare il vaiolo, pustole di vaiolo umano che immunizzano, e quindi chi ha avuto questa inoculazione con un minimo rischio non contrarrà più il vaiolo nel corso della sua vita. Cocchi va in Inghilterra, partecipa a riunioni della Royal Society, diventa amico di Newton, quindi un caso assolutamente eccezionale, e entra in contatto con questa nuova società, con la massoneria, e la massoneria sarà favorita poi a Firenze, anche con il ritorno di Cocchi, e viene creata una prima loggia a Firenze che ha come grandi protagonisti soprattutto gli inglesi. Gli inglesi, in particolare l'ambasciatore d'Inghilterra, Horace Mann, che è presente a Firenze. Ebbene, nel 1808 viene favorita la formazione di una loggia estremamente importante, a cui si dà il massimo peso, il massimo rilievo, in una area che è un'area nevralgica per i traffici e per i commerci. Livorno, quindi noi vediamo sorgere questa loggia napoleonica sostanzialmente a Livorno. E questo è un altro indice di profondi mutamenti. C'è poi un aspetto che tocca direttamente i toscani e che è vissuto ormai come un incubo costante. Ma Napoleone quale realtà cura costantemente? L'esercito. Campagne, addestramento di truppe, per l'esercito cosa occorrono? Uomini.
E questi uomini come vengono reclutati? Con la chiamata di armi. Cosa che fino a poco tempo fa era ancora presente nel nostro paese. Ma in Toscana c'era una regolare chiamata di armi? C'era un esercito? No. Non esisteva. Ecco dunque con il 1808 introdotta la coscrizione militare, introdotto l'apparato militare, introdotto quindi il sistema di reclutamento. Tutto questo crea enormi problemi anche perché i giovani ventenni devono partire, devono fare il loro addestramento, il loro servizio militare e essere impiegati nelle campagne che Napoleone conduce. Ecco, vedete un profondo mutamento. Ma c'è un altro mutamento interessante. Il regno di Etruria, benché le condizioni dello Stato, come avete compreso, non fossero estremamente brillanti, aveva però battuto moneta. Le monete del Regno di Etruria sono fra l'altro monete molto belle, anche perché inizialmente c'era un re, Lodovico di Borbone, e quindi si hanno monete con il volto di Lodovico di Borbone. Ma queste monete sono state coniate in numero molto modesto, anche perché Lodovico di Borbone dal 1801 al 1803 è sovrano, quindi voi capisco un numero molto ristretto di anni. D'altre invece chi è il re? Carlo Lodovico, il figlio. A 4 anni, questo re è straordinario, vedete, a 4 anni batte moneta. Quindi noi abbiamo monete con Carlo Lodovico che ha 4 anni, ma abbiamo ovviamente una reggenza, cioè la madre Maria Luisa è la reggente, per cui le monete del Regno di Etruria sono generalmente tanto apprezzate, monete deliziose, perché cosa hanno come caratteristica? Due figure, non una, la madre e il bambino. La madre e il bambino. Alcune di queste monete vedono madre e figlio che si guardano, sono a specchio. La madre guarda negli occhi il bambino. In altre monete si vuole rendere ancora più evidente la dipendenza del re dalla madre. E allora c'è di profilo la madre più grande e nel profilo della madre il bambino che è più piccolo, che sta serio. Praticamente queste monete sono delle monete che sono lo specchio del momento. Però vedete, una monetazione che viene sì coniata, ma che ha pochissimi anni di vita, 1801-1807. E la monetazione era una monetazione legata alla vecchia tradizione toscana. Era una tradizione che aveva proprio già con i Medici introdotto lo scudo come moneta di riferimento, cioè una moneta di argento di notevole dimensione. Oggi non c'è alcuna moneta che possa essere pari. Praticamente una moneta era il doppio di una moneta da 2 euro, per farvi un esempio. Prendete 2 euro, li raddoppiate, una moneta d'argento di quel genere, lo scudo. Ma con Napoleone la monetazione cambia e
di fatto vuole introdurre? Vuole introdurre una moneta che, con il regno d'Italia dal 1805, è divenuta di riferimento nel nord Italia, una moneta il cui nome ci ha accompagnato fino a un po' tempo fa, cioè la lira. E quindi noi vediamo nuove monete. C'è la grande confusione. Grande confusione, perché monete prima, monete dopo. E quindi, come per i sindaci, come per i meri, viene preparato uno strumento apposito, così viene preparato uno strumento apposito per tutti quelli che hanno necessità di capire come sono le monete. E sostanzialmente viene pubblicata quest'opera il mentore dei computisti. Chi era mentore? Una guida, un aiuto per avere chiarezza. E il mentore dei computisti, ossia il sistema monetario nel Regno d'Italia. Quando viene pubblicato nel 1808, e questo mentore dei computisti cosa ci fa vedere? Ci fa vedere le nuove monete. Ci fa vedere le nuove monete, e in queste nuove monete chi compare? Chi comparirà? Napoleone. Napoleone, eccolo. Vedete le nuove monete, e Napoleone ha pezzi interessanti. Ci sono due monete d'oro, 40 lire, 20 lire, e poi le monete di argento, 5 lire, 2 lire, 1 lira, 15 soldi e 10 soldi. Ci sono poi le monete di rame, 1 soldo, 3 centesimi, 2 centesimi, 1 centesimo. Ecco, vedete quindi lira, soldi, centesimi. Queste sono le nuove monete che vengono introdotte. Quindi si crea un sistema nuovo di monetazione, e si mettono a disposizione, vedete, degli strumenti pratici in modo che si possano vedere le nuove monete. E vedete, molto interessante, nella incisione c'è ovviamente l'indicazione del recto e del verso della moneta, in modo da riconoscere bene, e l'indicazione del metallo: oro, argento, rame, in modo da essere sicuri di riconoscere queste monete. Ma questo vuole essere il mentore dei computisti, e quindi c'è poi la tavola del cambio delle monete, perché le monete del passato circolano sempre. Come si fa a sostituire le monete in uno stato? Diventa difficile. Allora ecco
delle tavole di raffronto per vedere i cambi delle monete. Moneta di Genova, moneta di Fiandra, moneta di Savoia, monete di Francia, monete di Parma, poi si prosegue il piede. Vedete? Milano, monete imperiali, eccetera. Cioè praticamente vengono creati degli strumenti pratici molto efficaci per chi si occupa di traffici, di commerci, in modo da poter più facilmente vedere quelle che sono le realtà. E naturalmente ci sono poi i pesi e le misure. Pesi e misure che con Napoleone vengono mutati. Perché Napoleone cosa introduce? Il metro. E questa è un'altra importantissima innovazione. Quindi mentre prima ancora, per esempio, regno di Etruria venivano perpetuate vecchie misure come il braccio, ecco che è una società che costantemente cambia nei traffici, nei commerci, in quella che è la dinamica più profonda dello Stato. Voi comprendete subito che una rivoluzione economica è in atto, l'acquisto di tanti immobili, la messa a coltura di questi terreni che per esempio molti conventi utilizzavano parzialmente, tutto questo crea una realtà completamente nuova. Non si dimentica in questo periodo anche qualche aspetto tradizionale. Ovviamente ci sono quegli stessi intellettuali che hanno dominato il periodo precedente. Noi ne abbiamo incontrati uno, un giurista curiosissimo di tutte le cose, Lorenzo Cantini. Lorenzo Cantini è l'artefice della celebre legislazione toscana, di questa raccolta di tutte le disposizioni di legge del periodo medicio, opera monumentale in tantissimi volumi, insuperata, soprattutto perché Cantini ha voluto raccogliere tutte le disposizioni di legge medice e soprattutto perché ha voluto pubblicare tutti i bandi che erano stati emanati commentandoli. E nel 1805 era stata pubblicata la bella biografia di Cosimo I dei Medici, sempre realizzata da Lorenzo Cantini. E in questo 1808 lui invece pubblica una operetta minore ma interessante, lettere sopra alcune terre e castella di Toscana. Sono delle lettere sopra alcune località e castelli della Toscana. Questa operetta in due volumi viene pubblicata a Firenze nel 1808 nella stamperia di Santa Maria in Campo, che abbiamo visto, che era praticamente la stamperia del Vescovo di Fiesole. Santa Maria in Campo era la chiesa del Vescovo di Fiesole. E questa opera di Lorenzo Cantini è un'opera interessante perché Lorenzo Cantini in
questo momento in cui avviene di fatto una rivoluzione amministrativa, in cui la Toscana vede profonde trasformazioni, riprende le linee della storia più antica della Toscana e vuole mettere in risalto alcune realtà che caratterizzano località minori, ma che sono estremamente significative. E di cosa si occupa? Terre e castella, cioè località e castelli. Questi castelli che sono l'esempio di feudalità. E quali sono i luoghi che affronta, almeno in questo primo volume? Laterina, il castello di Laterina, il castello di Ratta, Sesto Fiorentino, oggi Monsi, Carmignano, Montaione, Monterappoli, Cerreto, Scarperia, Barberina del Mugello, Borgo San Lorenzo, Foiano della Chiana, Lucignano, Castiglion Fiorentino, Massa in Val di Nievole, Monsummano, Buggiano. Quindi vedete, è una varietà di località della Toscana. E praticamente che fa Lorenzo Tantino? Fa brevemente la storia di queste località, vedendone le caratteristiche essenziali, soffermandosi su alcune famiglie, soffermandosi su alcuni monumenti, e ha una curiosa costruzione dell'opera. Sono, come si dice, lettere, per cui usa l'espediente letterario di indirizzare una lettera a un personaggio, per esempio, lettera secca al reverendissimo Angelo Girardoni, canonico di San Lorenzo di Firenze, nella quale si danno notizie del castello di Carmignano. Quindi ogni località è in realtà legata a un personaggio fiorentino, come in questo caso questo canonico Girardoni, che farà poi una carriera brillante, diventerà vescovo addirittura. E quindi noi vediamo questo desiderio da parte di Lorenzo Tantini di riprendere in questo 1808 la storia delle antiche tradizioni, della antica civiltà toscana. E questo testo dunque è un testo interessante proprio perché è ancora una volta la risposta di alcuni intellettuali toscani al clima del momento. Sì, grandi trasformazioni, grandi innovazioni, però guardiamo anche a quella che è la nostra antica storia, guardiamo a quella che è la nostra tradizione più profonda. Non dimentichiamo questo aspetto. Un aspetto molto interessante in relazione alle soppressioni conventuali del 1808, di alcuni di questi momenti, sono la gran parte, riguarda il mondo dell'assistenza. Cosa avevano molti di questi conventi? Prendiamo San Marco, prendiamo Santa Maria Novella, per fare i casi più celebri e più importanti, di cui ancora oggi si parla.
avevano delle farmacie, che svolgevano un ruolo molto importante, perché è vero che queste farmacie originariamente erano nate per le necessità interne, per le necessità dei conventi, cioè ogni convento di rilievo aveva una farmacia, perché c'era un frate farmacista esperto in medicamenti per curare i confratelli quando si fossero ammalati, e c'era sempre nel convento una farmacia più o meno grande e una infermeria con qualche stanza per ospitare i confratelli malati e seguirli più da vicino. Con il 1808 queste farmacie divengono di proprietà dello Stato. Praticamente se il convento viene soppresso, ecco che noi vediamo queste realtà completamente trasformate. Quindi San Marco, Santa Maria Novella. Ma forse loro se lo sono ricomprato poi. Successivamente sì, certo, successivamente sì. Quindi nel 1808, però in molti casi, cosa si decide? Si decide di mantenere in funzione queste farmacie, perché queste farmacie hanno spesso una utilità sociale. E questo è un punto molto importante, cioè molta della tradizione terapeutica, molta della tradizione farmaceutica è legata non solo alla realtà laica. Certamente voi vedete nel caso di San Marco, da un lato la farmacia conventuale, ma subito attraversata la strada dall'altra parte, quella che oggi via la Pira, l'orto botanico di Stato, in questo caso, per la coltivazione essenzialmente non di varietà, non solo di varietà botaniche, ma anche e soprattutto di piante medicinali, perché quella era una delle realtà più significative. Quindi anche questo aspetto del mondo conventuale è un aspetto molto importante, l'utilizzo per fini sociali, terapeutici, dei prodotti più vari e l'organizzazione di vere e proprie strutture farmaceutiche. Queste strutture farmaceutiche nella gran parte dei casi erano anche affascinanti, bellissime, perché questi ordini religiosi nel corso del tempo avevano dotato queste loro farmacie di tutto l'apparato necessario per preparare i farmaci. Quindi avevano complesse strutture per le distillazioni, avevano complesse strutture per la realizzazione di questi farmaci e appositi vasi per conservare questi farmaci, che nella gran parte dei casi erano stati commissionati a ditte specializzate per la lavorazione della ferramenta. In particolare, a quale luogo si riferivano? A Montelupo Fiorentino. Montelupo Fiorentino aveva delle vere e proprie attività legate alla produzione di ceramica, di vasi. Molti vasi di Montelupo erano commissionati. Il caso di Santa Maria Novella ce ne offre proprio l'esempio, cioè vere e proprie preparazioni di vasi con etichette, con immagini specifiche, con lo stemma in qualche modo dell'ordine. L'ordine domenicano, vedete, sia pure in due conventi diversi, domenicani osservanti e riformati, come Santa Maria Novella
e San Marco aveva creato due straordinarie farmacie che ancora oggi segnano il panorama della città. In particolare, quindi, in questo 1808 si cercò anche di valorizzare questo patrimonio lasciandolo in parte in piedi, proprio perché la farmacia negli anni napoleonici raggiunge i vertici più elevati con l'introduzione in larga misura delle preparazioni chimiche, proprio perché Napoleone Bonaparte è estremamente interessato a tutte le novità dal punto di vista farmacologico. Le preparazioni chimiche offrono, a differenza della classica erboristeria precedente, delle novità importanti. A Napoleone interessa tutto questo, come ben potete comprendere, per la struttura dell'esercito. Ovviamente l'esercito aveva accanto sempre un apparato sanitario che comprendeva medici, farmacisti, e tutto questo era estremamente importante. Quindi la struttura farmaceutica era una struttura di grande rilievo, di grande importanza, e il problema delle farmacie conventuali emerge subito, anche perché accanto alle farmacie presenti, per esempio nel caso del Regno di Etruria, c'erano farmacie laiche, ma anche farmacie conventuali che svolgevano questo straordinario servizio. La possibilità quindi di utilizzare queste strutture è ben tenuta presente. Quindi sono anni questi di profonda trasformazione della Toscana. Ma Napoleone si rende conto che non è bene avere due realtà statali in un'area così ristretta come la Toscana, con caratteristiche di funzionalità alternativa. Perché ci sono due stati in Toscana che in qualche modo sarebbe bene unificare. Chi c'è? C'è sua sorella Elisa, che è a Lucca, con il principato di Lucca e Piombino, assieme al marito Felice Basciotti. Bellissime anche le monete di Elisa con Felice, monete lucchesi e piombinesi, principato di Lucca e Piombino. Beh, sono due, marito e moglie, tutti e due presenti sulle monete. Quindi la Toscana di questi primi anni dell'Ottocento ha delle monete deliziose, sempre con due teste. Il Regno di Etruria, a parte il primissimo periodo di Lodovico di Borbone, e anche a Lucca noi vediamo Elisa e Felice, tutte e due presenti nelle monete. Dunque, qual è il progetto che comincia a prendere piede? Ma perché tenere due stati? Due stati, certo. Elisa, che è la portavoce ovviamente diretta di Napoleone, ci sono talvolta dei rapporti puntuosi fra Elisa e Napoleone, però Elisa è in adorazione del fratello oltre che di se stessa. Come vi dicevo, ebbe una figlia, e come la chiamo? Napoleona Elisa, proprio un concetto estremamente chiaro. Ecco dunque maturare nella mente di Napoleone l'idea di unire Lucca e Firenze e creare sostanzialmente un nuovo Stato. Ma come era tradizionalmente il no
di questa realtà territoriale. Granducato di Toscana. Nome del passato, quando era nato il Granducato. Cosimo I dei Medici, con grande difficoltà, era riuscito a ottenere dal Papa Pio V questo riconoscimento nel 1569. Quindi erano passati ormai molti anni, il Granducato di Toscana era una realtà divenuta tradizionale. E quindi Napoleone meditò di ripristinare il Granducato di Toscana. Di ripristinare il Granducato di Toscana unendo di fatto le due realtà, Lucca e Firenze, e ponendo chi al vertice? Sua sorella. Sua sorella che quindi sarebbe divenuta Granduchessa di Toscana. Ecco come prende corpo gradualmente questo progetto politico. Si è già stabilito in Toscana, nel vecchio regno di Etruria, un profondo mutamento, conventi soppressi, incameramento dei beni, il debito pubblico in larga parte risanato, coscrizione militare, nuovo apparato amministrativo, mer, prefetti. A questo punto può essere creato il nuovo Granducato. Si è attuata anche una divisione territoriale tipicamente francese. Ancora oggi la Francia in quali unità è suddivisa? Dipartimenti. E quali dipartimenti vengono creati in Toscana? Vengono creati tre dipartimenti in relazione alle acque, perché il punto di riferimento è costante le acque. Quindi abbiamo un dipartimento dell'Arno, un dipartimento dell'Ombrone Grossetano, e la costa costituisce il dipartimento del Mediterraneo. Quindi praticamente la Toscana suddivisa in tre dipartimenti: Arno, Ombrone, Mediterraneo. Con il 1809, i tempi di Napoleone sono sempre estremamente rapidi, matura la trasformazione, la creazione del Granducato con Elisa. Elisa sarà Granduchessa di Toscana e quindi si trasferirà a Firenze. E dove andrà a abitare? Naturalmente nel palazzo che tradizionalmente è la residenza della dinastia, Palazzo Pitti. Quindi Palazzo Pitti diventa non più la sede del regno di Etruria, ma di nuovo la sede del Granducato di Toscana, con Elisa, Basciotti, Bonaparte e naturalmente con Felice Basciotti. E noi quindi con il 1809 vediamo una nuova realtà. Questa Toscana in questi pochi anni, vedete, è incredibile, un laboratorio politico di profonde trasformazioni, e quindi seguire questi pochi anni è estremamente interessante proprio perché noi vediamo profondi mutamenti in un'area geografica estremamente ristretta. Questo però lo vedremo domani mattina, e domani mattina vedremo questo anno interessantissimo, anno incredibile per tanti aspetti, che è il 1809.
vedremo domani Elisa che prende il potere, ma vedremo l'altro aspetto impressionante. Chi naturalmente ha protestato vivacemente per la soppressione dei conventi in Toscana? Il Papa, Pio VI, naturalmente. E Napoleone ha maturato un progetto impressionante e incredibile: arrestare il Papa e portarlo in Francia. Progetto che sarà messo in esecuzione e realmente portato a compimento. Quindi nel 1309 Pio VII fu preso e portato in Francia. Lo vedremo domani. Avete delle domande? Una, vorrei sapere come mai Napoleone è massone, nel senso che è una istituzione tradizionalmente inglese, no? E poi ha partecipato alla massoneria anche all'istituzione della rivoluzione francese. La massoneria penetra in Francia e nel corso della rivoluzione avrà un peso notevole, soprattutto per il carattere laico. E per questa coesione che fra gli stessi massoni si manifesta in modo tangibile. La massoneria si lega soprattutto all'illuminismo, cioè nasce in Inghilterra, ma è una espressione di un laicismo che crede nel progresso, nella trasformazione, che vuole abbattere le realtà del passato, la pietra, il potere assoluto, e quindi sostanzialmente è una forza nuova, estremamente giovane, che colpisce in Francia e penetra in particolare in alcuni settori come l'esercito. Napoleone, giovane ufficiale, entra a contatto con questa realtà del giudice in patria, e Napoleone sarà uno dei maggiori protagonisti della massoneria. La massoneria francese si differenzierà però successivamente da quella inglese, e ancora oggi la massoneria francese e la massoneria inglese sono sostanzialmente diverse, mentre la massoneria inglese è estremamente rigida, conservatrice, e non ammette per esempio le donne in massoneria, la massoneria francese ha un atteggiamento completamente diverso e ammette anche le donne in massoneria. Quindi sono due realtà completamente scisse oggi, ma la scissione avviene già con Napoleone. Praticamente sono due realtà che prendono due dinamiche, una di conservazione, l'altra di maggiore apertura alle varie componenti della società. Napoleone avrà un ruolo soprattutto perché favorisce l'unione di una massoneria, anche per la sua inimicizia con il mondo inglese, deve essere indipendente da Napoleone. Quindi Napoleone è fondamentale per la storia della massoneria proprio perché ha questo ruolo. E naturalmente a Firenze ha fondato quale loggia? La loggia Napoleone. Per darvi un riferimento ancora più preciso. Che esiste ancora questa loggia Napoleone a Firenze? Non lo so, non glielo so dire, io credo non esista, però... Ma l'Italia mi sembra che sia... A Firenze ci sono un numero altissimo di logge, e quindi... In Toscana non se ne parla. Sono rimaste delle logge, ce n'è una per esempio che è lo specchio della vecchia massoneria. Nel Settecento, negli anni 30 del Settecento, quando si diffonde, uno degli esponenti di primo piano della massoneria inglese è l'ambasciatore Horace Mann. C'è ancora una loggia massonica a Firenze, Horace Mann. Questo sì. Quindi non so se ci sia Napoleone,
se mi capita di incontrare qualche massone, io lo dico. Senta, scusi, nel frattempo che si passa da Regno di Etruria, arriva Napoleone, a che si reistituisce il Granducato con la sorella, questo periodo ha un nome oppure rimane così? C'è un commissario imperiale, questo Deschamps, questo commissario Dauchy, come si scrive? Dauchy. E questo commissario è il rappresentante di Napoleone. È un periodo di transizione. Che unisce il Regno di Etruria all'impero Napoleone. E quindi questa volta, in questo momento, poi quando c'è la Elisa Baciocchi, c'è anche Lucca nel Granducato, sì, cosa che prima non c'era. Quindi viene ricreato un grande Granducato. Una vera Toscana, insomma, come la vediamo oggi. Sì, sì, come, ecco, è l'unificazione sostanzialmente della regione. Ma io so da lei che poi, insomma, quando cade Napoleone, il Granducato di Lucca ritornerà in indipendenza. Qui avremo altre trasformazioni. Sì.